Direttamente dall'autodromo di Imola, autodromo di Redenzo Ferrari, il saluto, anzi, un cordiale saluto da Matthew Thorgard, da Jeg e dal collega, per una grande giornata di motorsport, per il vlog che tutti stavamo aspettando. Siamo a Imola, una giornata di sole per ora. Per ora, previste piogge sparse. Sì, per la Formula 1 ovviamente, che sarà una gara abbastanza avvincente, non come la gara sprint di ieri sera. Però dai, stiamo vedendo la Formula 3, come avete visto già dalle prime immagini che vedrete, ci sarà un tripudio di gente, sono 30 piloti impegnati, già due safety car nella gara di Formula 3. Al momento come primo, sentite dai motori stanno arrivando. Stanno arrivando in questo momento, il primo Zane Maloney su Team Trident. Gli italiani per ora sono un po' indietro, ma... Arriva anche la safety? Sì, anche la safety, sì. Programma molto ricco, perché tra F3, F2, par supercar, per Formula 1 ci divertiamo, quindi spazio di immagini. Eccoli qua. Ripartenza in questo momento. E si va. Oh, vicino. Vicino sto giro. Guarda che arrivano. Che primo direi, con Crawford secondo che non fa in tempo a prenderlo. Arrivo in volata e vince. Dopo la gara di Formula 3 andiamo dunque in archivio, la prima competizione della giornata, ha vinto Roman Stanek su Trident, quindi suonerà Dov'è la mia casa l'inno della Repubblica Ceca. Seconda posizione per quanto riguarda la gara è Jack Crawford, di prima junior della Red Bull, tra poco il podio, e poi terzo posto per Isaac Ajar, se non ho capito male, con appunto il team Hitec sempre della Red Bull. Bella gara, una bella gara, e adesso facciamo il commento insieme col Giaccone. Sì, si dica. Allora, bella gara direi. Molto. Decisa l'ultimo giro, grande attacco di Stanek al penultimo giro sull'esterno. Stupendo. Stupendo, meraviglioso. Berman ha fatto la grande giocata da prima safety car, direi. Che ora gli ha fruttato benissimo, purtroppo. Sì, e poi è stato fenomenale il vincitore adesso. Stanek, Roman Stanek. È stato fenomenale perché si è rischiato un sorpasso con DRS attivo a un giro dalla fine, non all'ultimo giro, quando avrebbe potuto farlo in tranquillità. E ha pure messo una marea di spazio tutto il giro, quindi aveva veramente di più, è stato fenomenale. Fenomenale. Tra poco il podio, poi proseguiamo col programma che non ho fatto in tempo a dire prima. Alle 10.20 la Formula 2, a mezzogiorno le post Super Cup, pranzo al sacco, e poi alle 3 la Formula 1 con un gran duello, speriamo Verstappen e Leclerc, ma comunque è ancora presto, è tutto. C'è tanto da vedere. C'è tanto, tantissimo. E ci siamo! Pronti per la partenza della Formula 2, tutte le 22 vetture sono schierate, la bandiera verde arriva, 5 semafori pronti per spegnersi, tra poco sarà lights out al Gran Premio di Imola e si parte! Allora,
siamo a metà della gara della Formula 2, è successo di ogni, perché tra gente che perde la pole position, safety car e del macello in pista, abbiamo una situazione di questo tipo. Il leader virtuale della gara, ovvero l'israeliano Roy Nissany, è andato per le terre letteralmente, perde la macchina alla rivazza 2 e di fatto dice addio a una vittoria scritta. E quindi adesso è sempre un macello, quindi tra Formula 3 e Formula 2 abbiamo visto 5 safety car, 5, è veramente un trionfo totale. 5 safety car. Stanno rientrando, le vediamo qua alle mie spalle, è finita la gara di Formula 2. Parliamo di questa gara di Formula 2 che ha visto un brutto finale per una safety car causata da Liam Lawson. Vince Theo Pourchaire su Arc Grand Prix, secondo Enzo Fittipaldi, primo podio della carriera, terzo è Ralf Boschung, che è invece un grande veterano. Il tempo sta peggiorando, c'è un freddo incredibile, io ho paurissima, mi si vede? Io ho molta paura per la Formula 1 e per le Porsche. Ma le quantità di pioggia che danno sono relativamente basse, per cui non si sa, potrebbe essere una gara intermedia. Per lui ci vediamo per le Porsche Supercar. Allora, non so se si capisce, ma il tempo è leggermente peggiorato. Siamo passati dall'asciutto della Formula 3 Formula 2 a un diluvio universale. Io ho una mantellina sopra, una giacca pesantissima di Kiway, c'è un freddo atomico e adesso partono le Porsche Super Cup. Sarà complicatissimo fare delle riprese in questo frangente, proprio un'acquazzone sabato sul Totromodino e Enzo Ferrari. Tutto è predisposto per una Formula 1 che potrebbe essere interessante, però, perché con una pista bagnata ci si diverte tanto, però è un delirio totale. Ombrelli aperti, giacche messe su, freddo cane, ma siamo comunque sempre qua a goderci la giornata di motorsport. Dylan Pereira, per il quale suonerà un inno inedito per quanto mi riguarda, perché non l'ho praticamente mai sentito. Una gara avvincente che è partita sotto safety car, in realtà, come avete visto, perché la pista si è bagnata di polvo ed è creato un giro della Madonna. Grande battaglia per la quarta posizione tra Heinrich e la terza delle cinque macchine rosa, di cui non mi ricordo il nome, Bastian Buss, credo fosse. Bastian Buss. Podio completato da Larry Ten Voorde, che è il campione regnante di categoria, e terzo Harry King con la seconda macchina rosa. Tra poco di conseguenza il podio, ora si mangia e poi roll to Formula 1, direi. Allora, il diluvio è finito, Dio grazie. Sembra di sì. Due ore di pioggia, da tempesta, cioè un diluvio che Dio la manda. Mentre uno dei nostri è in pausa, facciamo un pre-gara violentissimo. Velocissimo, soprattutto non si sa mai che venga giù. Sì, esatto, sa mai che venga giù il diluvio universale. Allora, la pista è bagnata, quindi la domanda è: si partirà con le intermedie, parte con le gomme da bagnato, qualcuno farà l'azzardo, visto che, secondo il satellite, essendo adesso le due, non pioverà più? La domanda che mi faccio è: il trattore, perché c'è un trattore che sta spazzando la pista, sta spazzando solo qua o tutto il giro qua? Probabilmente tutto, però... Perché se spazza solo qua, il resto è assolutamente congruente.
Anche vediamo noi effettivamente sembra più da intermedia. Però in ogni caso col fatto che non piove, a meno che non si metta a piovere, la via è l'intermedia, perché devono partire e nel giro di 3 giri la buttano via l'acqua con le macchine, quindi sarà una gara interessante, perché partiranno tutte con le gomme da bagnato, poi andranno tutti sull'asciutto subito, perché la pista si scioccherà. Potrebbe esserci qualche pazzo che decide di partire con delle soft direttamente, che le soft, insomma, delle gomme slick sono le più efficienti sul bagnato, perché sono quelle comunque che si adesivizzano di più. Quindi qualcuno potrebbe tentare la pazzia e magari guadagnarci sul pit stop se si asciuga nel giro di pochi giri. Ricordiamo che parte primo Verstappen dopo aver vinto la gara sprint di ieri, con secondo Leclerc e terzo, se non sbaglio, è l'altra Red Bull di Sergio Perez, secondo, sì? Quarto Carlos Sainz. Esatto. E quinto? Quinto è Landone con le due McLaren, quinta e sesta, quindi insomma, visto che noi siamo in tre e tifiamo tutte le tre scuderie di vertice, quindi per noi, esatto, è un trionfo totale. Noi è tripudio incredibile. Esatto, quindi alle tre calcio d'inizio, no non è vero, quello è un altro sport. E niente, il fisco di fine c'è stato, il fisco di fine c'è stato, fine. Esatto, comunque qualche ripresa speriamo di farla, perché insomma è il clou, insomma, se non piove si riesce. Ci siamo, manca pochissimo alla partenza della Formula 1 ed è lights out in questo momento e parte la gara di Imola, si vola e subito colpo di scena alla partenza. Carlos Sainz si è girato, strano, non siede mai, si è girato ma forse toccato con un'altra McLaren, un contatto, me, Ricciardo e Sainz siete coinvolti, perché non li ho visti in classifica, è partito malissimo Leclerc, bene le due Red Bull che sono primo e secondo, adesso tra poco arriveranno al primo giro e vedremo cosa succede. C'è però safety car in pista, safety car in pista, è la settima di oggi, settima safety car di oggi, anzi ottava. Sainz fuori, delusione, un po' delusione, tanto direi, sì. Siamo di partenza, poi ci passiamo da zero. Dietro Leclerc è vicino. Direbbe Vanzini, si è girato Charles Leclerc in un tentativo mostruoso, ma non c'entra niente quello. Il discorso è, si è girato Leclerc, ha puntato un molto su Perez e quindi sfumano le chance di podio. Leclerc deve rientrare nei box, che per me da tifoso McLaren vuol dire Lando sul podio, sul podio, però peccato perché Leclerc sta facendo veramente una grandiosa gara. Disperazione tipo della Ferrari, direi, mancano 9 giri alla fine, attenzione. E ci siamo, la parata per il vincitore Max Verstappen al GP di Imola, per cui suona Held Wilhelmus, l'inno nazionale dell'Olanda. Aspettiamo che arrivino gli altri piloti con un'eternità di svantaggio. Arriverà Sergio Perez, una volta sulla doppietta per la scuderia austriaca, e sul podio speriamo che arrivi Landone, mentre mi sto ribaltando, oddio. Le chance della terza posizione a un'eternità, sta arrivando ed è la gioia per Lando Norris e podio anche per lui, yeah. Non poteva che concludersi dalla pista questo reportage, questo vlog dal vivo di Imola, una gara che dalla televisione posso capire sia stata anonima dal mio punto di vista, perché è successo abbastanza poco. Diciamo che gli eventi che sono stati l'incidente di Sainz, l'incidente di Leclerc e il fatto che Hamilton per 100 giri non è stato in grado di passare Gasly e compagnia bella. Vince dominando Max Verstappen, doppietta Red Bull, perché secondo è Perez e terzo è Landone nostro, per la mia gioia. Giusto per sapere, concludere, un commento anche dai miei ospiti, vuoi farmi un commentino al volissimo della gara che hai visto? No, che schifo, che sfiga nera, Sainz che esce al primo giro, Leclerc che si gira alla fine, niente, prima o poi doveva capitare anche a noi. Leclerc rimane comunque primo nel mondiale, in ogni caso con una marea di punti di vantaggio,
è comunque un'esperienza molto bella, direi, quella di Imola dal vivo, perché l'organizzazione è stata buona, direi. Sì, sì, direi assolutamente sì. A parte il fatto che ho ancora una marea di gettoni in tasca che non so se e quando utilizzeremo. Beh, gli possiamo chiedere se valgono per l'anno prossimo. Quella è stata una cosa abbastanza strana. Però a parte quello, le gare belle, gestite bene, il programma seguito. Sì, tutto sì. Molto bello, tutto molto bello. Adesso ci apprestiamo a fare la camminata dall'autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola. L'obiettivo è scavallare la Tosa anche noi. E poi direi cena incredibile in quel di Imola per poi rientrare nelle nostre abitazioni. Direi che dunque possiamo concluderla qua. Io ringrazio personalmente il collega e Jake per aver partecipato. Di che? Grazie a te per averci invitati. Ma è stato tutto bellissimo, tutto fantastico. Speriamo di ripeterlo anche con altri eventi motoristici e di conseguenza possiamo concluderla come al solito. Il saluto da parte di Matteo Torgard. Ci vediamo al prossimo video.